Ciao a tutti ragazzi, sono Johnny Otto e bentornati di nuovo sul mio canale. Visto il momento, visto che siamo a fine ottobre ragazzi, Halloween si sta avvicinando, la notte delle streghe è alle porte e sono qua pronto con voi con un giochino a tema ragazzi, con un gran giochino a tema. Pumpkin Jack è un gioco ispirato a Medieval. Tutto quello che so si ferma qua, non ne so altro, so che è un po' ispirato a Medieval, ho visto qualche video. Non ho ancora avuto modo di provare il gioco e lo faccio adesso insieme a voi. Quindi iniziamo subito il viaggio. Dai toni molto scherzosi dovrebbe essere da quello che ho visto. Once upon a time, in the great Arkansas Kingdom, the world lived in peace and coexistence. Between the humans, the animals, the birds, even the cute little bunny rabbits. It was an age of prosperity without anything to fear of war, famine, catastrophe. It was so very boring. So boring, in fact, that even the devil himself was bored brainless. The devil dreamed of bloodshed, pestilence, suffering on a cosmic scale. So, he devised a plan to make things in Arkansas a little more entertaining. The devil unleashed the curse of the eternal night, a powerful spell that conjured mindless, soulless, heartless monsters across the world. The monsters lay waste to every city, every home, every leaky outhouse, and backwater town in the kingdom. It was beautiful, but for some reason, the humans quite enjoyed their safe, boring little lives. They couldn't handle a few pesky monsters coming in and tearing them all limb from limb. So, they called upon the champion. The mighty wizard. A sorcerer with the skill and intellect to break the curse and usurp the devil's power. The wizard departed his luxurious tower and his studies to find the power he needed to break the curse of the eternal night. Very well, the devil said. Two can play that game. And who knows, this might be the fun I've been looking for. So in response to the wizard's quest, he called upon a champion of his own. Stingy Jack. History's Eccoci qua ragazzi, il re delle zucche. Banished to wander the world as a wayward spirit. Il famosissimo Jack. The devil crammed Jack's soul into the skin of a pumpkin and made him a deal. The devil would forgive Jack's past misdeeds and grant him passage to the afterlife. And in return, he gave Jack one simple mission. Find the wizard and destroy him. Sì, perché praticamente noi andremo ad impersonare il male in questo gioco, ovviamente. Siamo Jack, il re delle zucche, ragazzi, il re di tutte le zucche. E andremo ad aiutare il diavolo a sconfiggere il bene. Quindi per una volta, finalmente, direi tra virgolette, impersoneremo il male nel gioco. Eccolo qua, il nostro male, il nostro bel Jack. È fantastico direi, sì, comunque direi molto 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 ispirato a Medieval, si può vedere già anche dall'ambientazione e dall'inquadratura in terza persona. Comunque andiamo avanti, vediamo di scoprire cosa dobbiamo fare. Uff, questo mondo è un disastro. Allora diceva sul serio il diavolo quando parlava di morte e distruzione totale. Effettivamente non c'è niente, non si vede anima viva in giro. Beh, vedo che è già a buon punto. Eppure ha bisogno di me per liberarsi di un mago molesto. Abbiamo un altare scheletrico. La domanda sorge spontanea. Che genere di mago deve essere se nemmeno il diavolo riesce a liberarsene? Effettivamente, cioè se il diavolo ha bisogno di una testa di zucca qua, ragazzi, siamo messi male. Possiamo parlare premendo il tasto F.
Guarda un po' chi si è degnato di presentarsi. Allora c'è ancora il cervello dentro quella zucca. Ho ucciso degli uomini per molto meno, pennuto. Ritardatario e rispettoso? Bel modo di presentarsi, Jack. Chi sei? Come fai a sapere come mi chiamo? Sono un servitore del diavolo e sono qui per vedere come ti comporti. Il diavolo non ha dimenticato i tuoi inganni, Jack. Non si fida di te. Aggiungo io, ragazzi. Cerca solo di non starmi tra i piedi. Ricordo ancora come arrostire un pollo. Quindi stai attento, gufetto. Abbi un minimo riguardo perché ti ha donato questo nuovo corpo. A proposito, procediamo con l'orientamento. Orientamento? Per chi mi hai preso? Per uno che è stato incorporeo per secoli. Basta perdere tempo, è ora di prendere confidenza con la tua nuova forma. Ok, prendiamo confidenza con la nostra nuova forma e andiamo avanti. È saggio bere da questi calderoni. La zuppa primordiale tiene insieme il nuovo corpo. Quindi praticamente ci cureremo da questi calderoni, presumo. Andiamo avanti. Puoi eseguire un doppio salto. Com'è possibile? Il tuo corpo è magico, idiota. Grazie, gufetto dell'idiota. Vedrai poi quando ti spegno e ci metto te nel calderone. Ah, piattaforme girevoli. Un po' Crash Bandicoot, un po' medievo in questo gioco. Un gran platform dovrebbe essere comunque. Qua c'è una testa, un teschio rotante, vediamo che cos'è. Alcune culture usano i teschi dei corvi come portafortune e amuleti. Quindi sono collezionabili forse. Nuovo checkpoint. Ah, ok, allora è un checkpoint il calderone, non è che ci ridà vita, ma oddio, forse bisogna vedere se magari ci arriviamo con poca vita, magari ci ridà anche la vita. Però sono fatti per i checkpoint praticamente. Prendi la rincorsa e poi esegui un doppio salto per superare il fiume. Sarà fatto, mio prode gufetto. Andiamo. Finora niente male, Jack. Non ti vedo più troppo arrugginito. È bello avere di nuovo un corpo mio. Braccia, gambe e tutto il resto. D'ora in avanti dovrai imparare a usarlo bene. Ci sono dei mostri. Non credo avrai difficoltà ad affrontarli. Beh, non sono il tipo che si tira indietro quando c'è da spaccare qualche cranio. Ma perché dovrebbero attaccarmi? Non lo sanno che sono dei loro? Esattamente. Cosa vuoi che sappiano, Jack? I mostri sono quasi tutti dei miscredenti senza cervello. A fatica si riconoscono tra loro. Figurati quando ti vedranno. Zucca o no, sei ancora un umano e questo fa di te un bersaglio. Ecco perché il diavolo ha bisogno di me. Gli serve qualcuno che pensi come un uomo. Il nostro nuovo nemico è furbo, Jack. E al diavolo serve qualcuno che lo sia altrettanto. Capisco. Quindi mi stai dicendo che non le dispiace che io faccia a pezzi i suoi mostri? Praticamente sono carne da macello. Fai quel che devi, basta che ti sbrighi. Bando alle ciance, Jack, andiamo. Schiva gli attacchi con la E, ok. Quindi abbiamo anche la rotolata. Da non usare così, cioè non ci facciamo male. Ma porca. Ok, così abbiamo modo di provare se quei calderoni e i checkpoint ci daranno la vita. Ah, è tornato, volate via tutti, volate in salvo. Abbiamo anche un corvo, signore. Grandioso, altri uccellacci, fatemi passare prima che vi spegni tutti.
Alla larga, spaventapasseri! Ho gli artigli e non ho paura di usarli! Spaventapasseri, io sono Jack, la più grande canaglia che sia mai esistita! Un attimo! Ha le gambe! Lo spaventapasseri non ce l'ha! E la sua testa non è imbottita di paglia! Visto? Non sono uno spaventapasseri! Adesso fate largo, uccelli del malaugurio! Qua! Rallenta! Per una volta ci troviamo noi in una posizione di vantaggio! Ti lasceremo passare, signor Jack! Ma solo se ci aiuterai! Alla mercé di un corvo! Sputa il rospo! Nel cranio poco più avanti, nel granaio poco più avanti, compare spesso lo spaventapasseri. Sono settimane che ci terrorizza, è una minaccia per la nostra specie. E immagino vogliate che mi liberi di lui, ovviamente. Sì, sì, e ti aiuterò per giunta, sono un volatore provetto e ho un becco affilatissimo. Ma un supporto aereo, perché no? E va bene, pennuto. Urrà! Morta al tiranno di paglia! Andiamo! Ah, mi si è appostato sulla testa! Quindi sarà il nostro compagno di viaggio, il corvetto. Sono carico, Jack! Andiamo! Ah, il corvetto ci può aiutare utilizzando con il tasto destro. Ganzo ci va praticamente ad aprire la via quando non possiamo fare altrimenti. Vediamo se ci ricarica la vita. Esattamente, ci ricarica anche la vita. Quindi andiamo. Mostri, mostri morti alle 12. Ah, ok, attacchiamo con il corvo anche. Fantastico, usiamo il nostro corvetto come arma, quindi. Abbiamo un teschio rotante, 2 di 20. Abbiamo una pala, che servirà? Ah, è la nostra arma! Però quanta ruggine! Beh, sempre meglio che non avere un'arma! Non mi ricordo più la voce come l'avevo fatta, ragazzi, quindi prendete quel che viene. Sfonda questa porta, Jack, a calci per esempio! O a palate, direi! Abbiamo un nuovo checkpoint. Collezionabili di 20, probabilmente in ogni livello avremo questi collezionabili che poi ci andranno a sbloccare, non so, magari o una skin o qualcosa del genere. Questo è forte, e lo chiappa palate. Quindi possiamo fare con tasto destro del mouse attacco con il corvo, tasto sinistro l'attacco corpo a corpo di Jack con la nostra fidata pala. Ah, fa anche la combo con la smania finale, rotazione. Con la rotazione finale, in stile Crash Bandicoot, appunto. L'essenza di mostra è ovunque ormai! Rompe oggetti per recuperare salute in un momento critico! Ah, ok, quindi rompendo gli oggetti si va a trovare la salute. Ovvero l'essenza di mostro. Andiamo avanti. Maledetti scheletri. Teste vuote di scheletri. Sono dei vostri, io sono dei vostri. Non mi dovete picchiare. Comunque fanno male, eh. Calderone. Ce ne sono fin troppi forse di questi calderoni, ci rendono la vita abbastanza facile, ma forse perché è diciamo il primo livello, il livello tutorial forse. Va bene, va bene, va bene, andiamo su queste piattaforme rotanti di nuovo. Okay.
in toni più tranquilli rispetto magari a un Resident Evil 7, un Dead by Daylight o un Phasmophobia. Diciamo che è un gioco ideale da giocare per Halloween, perché abbiamo sempre questa nostra testa di zucca proprio come Halloween, e l'ambientazione, dai, la musichetta ci riportano anche un po' a Nightmare Before Christmas, usando Jack, e l'ambientazione un po' così, ragazzi, un po' meno grigia magari e cupa, però direi che è un titolo da non perdersi in questo periodo dell'anno, soprattutto adesso che dovremo passare quest'anno, a causa del Covid, Halloween chiusi in casa, o meglio, non per forza chiusi in casa, ma in giro non avremo nulla da fare, quindi non possiamo creare assembramenti. Quindi perché non passare serate davanti a un videogioco o a un bel film horror? Quindi, se non sapete cosa scegliere, sappiate che questo può essere divertente e molto molto tematico. Ora abbiamo anche il nostro amico Gufo. Ora abbiamo un problema tecnico, signori, non mi ricordo come facevo la voce del Guto. Forse era tipo ciao! Sì, un po' più ululata di quella del Corvo, che è tipo ciao, sono il Corvo! Sì, ok, ci siamo. Chuck si gira. Forse per questa cosa non ti serve il nuovo corpo. Sgusciaci fuori e guarda dentro. Sgusciaci fuori? Dal mio corpo? E da cos'altro? È solo un involucro. Ogni tanto usa la testa. Aspetta, vuol dire che può uscire dal suo corpo? Beh, è disgustoso. Taci, pennuto. Muoviti, Jack. Lascia indietro il corpo e fai la capa tina dentro. Quindi, se non ho capito male, possiamo andare a usare la nostra anima per fare non so cosa. Vediamo. No, la nostra anima, la nostra testa. La nostra testa, per andare a fare tipo dei mini puzzle dove non possiamo raggiungere. Guardate bellino, siamo una testa con tipo una piovra. Puoi ancora usare le radici per muoverti. Ah, possiamo spingere anche l'oggetto, incredibile. Possiamo anche saltare. Fa anche il doppio salto questa testa di zucca. Attiviamo una leva. Andiamo ad attivare quell'altra, se ce la facciamo. E lassù come ci arriviamo? Come ci arriviamo lassù, ragazzi? Ah, aspettate, forse ho capito. Sì, esatto, quella là era una piattaforma da lasciare alta. Bello! Questa testa piovra qua. Ciao! Ciao! Ok, tiriamo la leva e presumo che abbiamo liberato il passaggio per il nostro involucro corpo. Apriti, sesamo! Andiamo avanti. Abbiamo un checkpoint. Scendiamo nelle profondità. Vogliamo uno scheletraccio a darci fastidio. Anche dei ratti. Dobbiamo andare a rompere probabilmente la tana, esatto. Guardate questi rattacci come sono noiosi. Prendiamo un po' di vita dalle cose che si possono rompere. Fanno male comunque, è semplice come il gioco, ma fanno male. Quando dicono di picchiare, picchiano.
ok, non possiamo rompere altro per prendere vita. Andiamo un po' a vedere qua cosa troviamo da fare, ragazzi. Le balle di fieno, possiamo montare fino in cima. Ah, ok, per passare di là. Però prima andiamo di qua che c'è un bel teschietto da prendere. Ah no, mi sembrava il collezionabile, invece era un nemico. Ok, dove dovremo andare, di qua o di là? Io andrei attraverso il magazzino. Guardate il male che fanno, è incredibile. È incredibile. È incredibile, siamo quasi morti praticamente. Ma cos'è? È un gioco alla Dark Souls per i combattimenti. Tre colpi e sei morto. Speriamo di trovare un po' di vita qua, perché... Sai che il fuoco brucia, vero? Lo so, l'ho sentito, corvetta. L'ho sentito. Andiamo a spaccare tutto per recuperare vita, altrimenti... Ah, il fuoco brucia, me l'ha detto ora il corvo. Scemo. E dai, avevamo recuperato un po' di vita, l'abbiamo subito ripersa alla grandissima. Ok, non riesco a salire di sopra, quindi direi di proseguire prima di finire arrostiti di nuovo e perdere ancora quel poco di vita che abbiamo recuperato. No, scherzavo, bisogna salire di sopra lo stesso, non è di qua la strada, quindi dobbiamo andare di sopra in qualche modo. Eccoci qua, andiamo a recuperare un po' di vita da queste cosette qua. Un altro teschio rotante. Ok, bisogna montare qua sopra. Vedo un checkpoint là, quindi ci dirigiamo verso di verso quello. Andiamo. Ci riprendiamo anche un po' di vita. Forse per evitare di prendere tanto danno devo sfruttare di più l'attacco del corvetto. Che poi prendono fuoco questi qua, forse è anche quello che mi fa danno più che mostri, è il fuoco quando danno fuoco. Non ho capito bene cosa succede, quando li picchi prendono fuoco, boh. O sono le candele dell'ambientazione che sono in giro. Non senti puzza di fumo? Dobbiamo levarci subito di tonno, Jack! Corri Jack! Il granaio sta per crollare! Bellissima questa musichetta, ragazzi, è fantastica! Jack, corri! Salvati! No! Per un pelo, Jack! Manca poco mi facevi strinacchiare tutte le penne! Wow! È diciamo semplice, ma poi fino a un certo punto. Comunque ce l'abbiamo fatta, siamo fuggiti dall'incendio che forse abbiamo causato noi. Cavolo, hai spacciato tutto, Jack! Ma non ho visto lo spaventapasseri! Sarà tornato nei campi! Certo, stava lì a bruciarsi. Porvaccio maledetto.
Nel menu, prima di iniziare la partita, ho visto che c'è una voce che dice pelli, quindi si riferisce alle skin, perché probabilmente in qualche maniera andremo a sbloccare le skin, come dicevo prima, forse magari raccogliendo tutti quei teschetti in ogni livello. Un po' come succede in Crash Bandicoot, completando tutte le sfide eccetera eccetera, che vi darà ogni livello una skin, nell'ultimo sto parlando. Eccolo qua! Chi va là? Fatti vedere! È lui, Crash! Minaccioso come sempre! No! Non fare il codardo, è normalissimo spaventapasseri! Mi ha visto? Ti prego, dimmi che non si è accorto di me! Tu pensa, guarda un po' chi si rivede! Vuoi giocare ancora, uccellino? Mi ha visto! Via, via, via! Basta fartela sotto, e in quanto a te, tu sì che dovresti andartene via. Mi avevano detto che eri dei paraggi, Jack. Noi mostri siamo forse troppo stupidi per dare una mano al vecchio? Sono affari miei, spaventapasseri. Levati di mezzo o giuro che ti riduco in legnetti da ardere. Il diavolo ha la sfacciataggine di mandare un'anima ribelle a fare il nostro lavoro? Beh, vi faremo vedere a cosa servite voi umani. Vivi o morti, cambia poco. Ti riseppellisco, miserabile. Quindi abbiamo una boss fight. Oh mamma. Uno spaventapasseri rotante che lancia... Non ho capito cosa da lontano. Abbiamo una boss fight, incredibile. Questo gioco ci stupisce sempre di più. In questa fase non posso nemmeno andare a girare la telecamera. Mi sembra di aver notato. Esattamente. Praticamente una boss fight un po' appunto in stile platform, ovvero il momento in cui dobbiamo schivare gli attacchi del boss per poi andarlo a colpire e sferrargli un colpo. Poi dopo, come in altri giochi succede, il boss lancia le sue creature per ritornare di nuovo a cercare di schivare gli attacchi suoi per poi ricolpirlo di nuovo. Un stile platform alla grandissima. Tre colpi sono bastati e abbiamo trovato il suo bastone, quindi adesso non abbiamo più una pala, ma abbiamo questa specie di lancia, falce lancia, chiamiamola così. Stingy Jack, the genius trickster who could fool even the devil himself, has returned to the mortal realm. Armed with a brand new body and his soul cruelly bound to a festering pumpkin, Jack has been joined by his stoic guide, the owl, and commandeered the services of a cowardly crow to fight on his behalf. But there must be no more time for fun and games. Jack and his companions of the night must embark upon their quest to slay the wizard. With Jack now perfectly attuned to his new vessel, the owl leads him to the mountains in the distance. For at the heart of the mountains, through a network of ancient mines, lies a powerful secret. Ok, quindi dirigiamoci verso quelle montagne. Andiamo a cercare di trovare l'infido mago che vuole uccidere il male, ma noi siamo il male. Tab, apri l'inventario. Possiamo passare dalla pala alla falce. Sì, ho capito, apri l'inventario. Gufetto. Eccoci qua, non siamo per niente in ritardo. Che posto è questo? Queste vecchie miniere traboccano di potere. Secondo il diavolo contengono la chiave del piano del nostro nemico. Quindi siamo qui per batterlo sul tempo ed eliminare chiunque altro voglia appropriarsene. Questo posto mi dà i brividi! Ricordatemi perché non sono ancora volato via! Perché mi servi e perché ti schiaccio se solo provi a scappare, stupido corvo!
La ruggine ha rovinato tutta questa attrezzatura, ma le gallerie tengono ancora. All'opera, Jack! Andiamo, andiamo, andiamo alle gallerie, mi sembra di aver capito. Mi sembra di aver capito di dover andare alle gallerie. L'unica cosa che al momento mi fa un pochino storgere il naso, ma si tratta di gusti personali, è che mi sembra, diciamo, la scala di colori è sempre la stessa, così un po' questa tendenza ad essere tutto rosastro, violaceo, rende un po' meno vivaci i colori magari, però magari è per creare l'atmosfera appunto di Halloween notturna, quindi ci può stare alla fine. Ci può stare. Questo posto ha visto giorni migliori. Eh sì, concordo con te per una volta, corvaccio. Ma perché niente resta morto da queste parti? Sto, lamentati. Ah, possiamo fare anche la smania se saltiamo. Ah, questa cosa che ho scoperto ora è ottima. Vediamo la fine della smania in salto. Funziona. Andiamo qua su, penso. A vedere se troviamo qualcosa. Oddio, sono delle dinamiti pronte ad esplodere nella parete. Parliamo col gufetto. Spero tu sia pronto per un po' di cardio, Jack. Ottimo, sono sempre pronto io per fare il cardio. Dovrai spazzare via queste rocce con questo. Ah, ok, quindi ci trasformiamo in testina di nuovo, in testa di zucca con i tentacoli. Siamo mezzo kraken, mezzo zucca. Ok, un puzzle ambientale molto più sofisticato del primo, diciamo. Dobbiamo andare a colpire queste bombette. Non ho capito, forse va portata, non ci credo. Ok, in acqua si rinizia dall'inizio, ottimo direi. Dobbiamo mirare e tirare la bomba in avanti. Ok, bisogna praticamente far rotolare la bomba fino al posto dove deve andare, per far saltare in aria la parete. Fantastico, fantastico. Giochiamo anche a calcio con la nostra testa di Jack. Ah, quella leva là è a tempo, quindi devo anche fare presto, altrimenti torna su la piattaforma. E là ora io come faccio?
Come faccio io qua? Ah, forse con questa. Esattamente. È a tempo però, è a tempo. Dai, dai, Jack. Testa di Jack. L'abbiamo fatta forse. Vediamo se ci saliamo. Alla grande. Tira piano, che poi se la tiri nell'acqua c'è da riniziare da zero. Ci siamo quasi, ragazzi. Siamo quasi arrivati in cima. È fantastico. Facciamo esplodere il tutto. Un po' di cardio, come ha detto il gufetto. Abbiamo anche fatto un achievement di Steam, bombarolo. E ci siamo aperti la via con quel puzzle game, direi, molto molto carino. Come se questa miniera non fosse già abbastanza a malora. Oddio mamma, non ci credo. Ah, pensavo si potesse andare anche un livello con nel carretto, ragazzi, nel carrello. Però potrebbe anche starci in realtà in un gioco del genere, un livello fatto così. Spero veramente che ci sia. Forse questi carrelli qua messi nello scenario possono farci capire che c'è, che ci sarà da avere. Vediamo. Speriamo. Se così fosse sarebbe veramente un platform di tutto rispetto, completo di parecchie cosette caratteristiche di questi giochi qua. Un attimo, si spacca questa tana maledetta e escono capaci marci da tutti i posti. Mi sa che ce n'è anche un'altra. Eh sì, è quella là, vedi. Allora. Vai, andiamo ragazzi, andiamo senza perdere tempo. Ce lo abbiamo davvero, guardate, è lì che ci aspetta, è lì che ci aspetta il nostro carrellino. No, 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 Jack! So che cosa stai pensando! Sì, anch'io! Potrei usare questo carrello per uscire di qui più in fretta? Oppure, se questo canarino Emo non la smette di frignare, ci imbottisco un cuscino? Se sali su quel vecchio carrello ci ucciderei tutti! Non ricordo che foste voi a decidere, inutile corvo. Ci vuole molto più che una scatola di sardine arrugginita per farvi fuori. Io sono Jack, il re delle zucche. Citerò questa insubordinazione nella valutazione. Jack, sei un pazzo! Andiamo! Andiamo, fatti un giro. Tieniti forte! Possiamo anche inclinare il carrellino, fare le smanie. Dobbiamo anche andare a colpire gli ostacoli che si parano davanti a noi, saltare. Fantastico. Poi c'è sempre una musichina a tema veramente adeguata e messa al posto giusto. Non ve la perdete questa serie, ragazzi, non ve la perdete, perché è veramente fantastico questo gioco. Anzi, vi consiglio di fare una capatina su Steam, io l'ho trovato per caso. Andatevela a vedere perché veramente merita. Ok, abbiamo fatto presto, effettivamente Jack aveva ragione. Avanziamo. Questi pipistrelli sputa veleno, sputa... vomitano veleno più che altro. Dobbiamo andare adesso di qua. Stiamo trovando a questo livello pochi teschi. Forse non ci faccio caso, magari dovrei cercarne un pochino di più. No! No, la nostra prima morte. E così Jack il Grande cadde una volta.
nostra prima morte, ragazzi. Prima o poi doveva arrivare, d'altronde. Vediamo di non fare come prima, Jack il Grande. L'abbiamo fatta la grandissima. Se tu avessi una motivazione ad ogni morte ne avresti due. Quindi ogni volta che moriamo ci ricorderà anche le volte che siamo morti nel gioco. Fantastico. Dai Jack, su. Non eri mai morto fino ad ora, se l'ha fatto bella figura, ora mi fa brutta figura, dai. Ha ragione Jack, ha ragione l'umano. Ci hai fatto fare una brutta figura. Dai. Per poco, eh. Hai visto Corvaccio che ce l'abbiamo fatta? Speriamo di trovare un checkpoint, perché non ho voglia di rifare quel pezzo là un'altra volta, visto che siamo morti due volte e abbiamo rischiato anche la terza. Facciamo la ferrovia a piedi adesso, i binari a piedi. Attendi un attimo, Jack! Che devo attendere? Che devo attendere, stupido corvo? Andiamo anche in bilico su questi assi di legno, queste travi. Abbiamo un teschio, il primo di 20 che troviamo. Ok, si inizia a fare un po' più complicato adesso l'esplorazione, l'avanzamento nella mappa. Ah, guardate quei teschi maledetti dove si nascondono. Qua andiamo di qua. Questo doppio salto ci aiuta parecchio. Ah, il checkpoint finalmente. Così va meglio, e effettivamente questa volta concordo con te. Forse vediamo il boss di questo livello. Oh! Fermati! Tu non devi andare oltre! Questo luogo ti ripudia! Chi osa scacciarmi? Io sono Jack, il diavolo stesso mi ha assoldato. Io sono il guardiano di questo luogo e del potere che custodisce. Questo è un avvertimento, Jack. Se non te ne andrai, di tua volontà, verrai ridotto in polvere e spazzato via. Ok, vedremo, vedremo se mi ridurrai in polvere. Che accidenti era quello? Alla faccia del riposo eterno. Qua andiamo. Via. Non guardare giù, Jack. Aspetta che no. Ah, madonna. Facciamo ripassare un carrettino, vai, prima di ripartire, andiamo. A farsi interessante adesso il gioco, ancora più difficile in questa situazione qua, un po' pericolosa.
Ah, scatti a gambe elevate, scheletruzzo, eh. Via. L'uccello può avere le vertigini? Ah! Scusate se non l'ho detto benissimo, ma sono un po' in difficoltà al momento, perché adesso mi arrivano da davanti questi carrettini e non me ne voglio prendere uno in faccia, perché supo che farebbe male. Dopo sarei costretto a rivedermi il conteggio della morte in faccia. Sei morto 3 volte. Ti ho già detto di non toccare i carrelli? Beh, non toccarli. Guarda, non me l'avevi detto. Ecco, non me l'avevi detto, ma c'era arrivato da solo, sinceramente. Ah, mamma mia. Sì, ok, sta decisamente diventando un inferno questo gioco. Meno male c'è un checkpoint, ragazzi, perché veramente va. Non se ne poteva più, vero Jack? Vediamoci un pochino l'ambientazione vista dal panorama, posto panoramico numero 1. Un treno di solagnata per l'inferno! Finalmente si rimonta sul carrellino a tutta birra, ragazzi, andiamo a tutto gas! Andiamo, testa di zucca! Corvetto, su, dacci una mano, saltiamo! Per poco ne eravamo arrivati corti, ragazzi. Oh, bellissimo. Salta. Vediamo se questa galleria, questa ferrovia ci porterà dritti dritti contro il boss. Andiamo a schiaffeggiare le chiappe al boss con il nostro Jack. E via, ragazzi, ci siamo arrivati. Al corvo inizia a piacere questa corsa col carrello. Andiamo, vediamo se c'è un teschietto da raccogliere, non lo vedo. Ah, invece c'era qua dietro, maledetti, guardate dove l'hanno nascosto. Bello vomitante. Rieccolo qua. È il secondo avvertimento, Jack, e non ce ne sarà un terzo. Vattene finché puoi. Non mi fai paura, spettro. Spero per te che sia così, Jack. Non ci fai paura, spettro. Sì, corvo, dobbiamo uccidere questo tizio. Vedrai che ora tra pochino lo incontreremo e gli faremo il culo a strisce. Sta bruciandomi ben di Dio qua. Stiamo prendendo fuoco. Vorrei prendere quel teschietto lassù. Ce l'abbiamo fatta.
Tutte le volte dici di attendere un attimo, ma non capisco perché. Per la cronaca, quel fantasma mi dà proprio brividi. Lo so, Corvetto, sei un po' fifone te, ormai ti conosco. Ormai ti conosco. Andiamo laggiù sotto, si prende... Ok. Vediamo se si recupera un pochino di vita. Ok, ci viene un'altra sessione qua. Da giocare con la testolina. Da giocare con la testolina. Ma io, ragazzi, direi che per il momento ci salutiamo qua e ci diamo appuntamento al prossimo video per affrontare il boss. E mi raccomando, non vi perdete questa serie perché sembra promettente questo gioco. È partito veramente con il Bolto, il nostro Jack, con il suo Corvetto, il suo fidato gufo guida. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, seguite le mie pagine social, potete seguire anche il mio blog che troverete con Johnny8Gaming, semplicemente digitando su Google, ragazzi. Lasciatemi piace, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del gioco e mi raccomando, appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!